Connessione al server, molto bene. Ora siamo in diretta, registrazione in corso, funziona molto bene, molto bene. Allora, buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati. Oggi siamo qui con Davide Donati, piastrellista. Davide, raccontaci un po' nello specifico che cosa fa e di cosa si occupa un piastrellista. Allora, principalmente un piastrellista è quello che posa piastrelle, detto in modo molto semplice. Dopo, la posa di piastrelle è molto variata. Va dalle piastrelle piccole alle piastrelle grandi, e dopo vengono fatti bagni, piscine, terrazze, intere case. È un mondo molto ampio comunque. Ma la professione e lo studio si suddivide, per esempio, tipo, non so, se io lavoro con le piastrelle di una fabbrica, sarà molto diverso che lavorare con le piastrelle di una villa di lusso. Sì, è chiaro. Ma è uno studio unilaterale o si studiano, cioè tu decidi, ok, mi specializzo piuttosto in un'area che in un'altra? No, cioè il sistema è lo stesso. Logicamente, nelle ville, quelle più belle, logicamente gli operai migliori vanno a lavorare nei posti dove i clienti più esigenti, chiaramente. Certo, più sei bravo più ti mandano Sì. nei bei posti. Nei bei posti, sì. Allora, tu, tra l'altro, mi hai detto che hai vinto nel 2014, corretto? Sì, giusto. Sui skills. Sì. Questa è una cosa incredibile, ma ci vuoi raccontare un po', riassunta, la tua esperienza? È velocemente, anche se lunga, è praticamente nel 2012 ho concluso il mio esame con una media molto alta e quindi mi hanno chiesto se volevo partecipare nel 2014 ai campionati svizzeri. Avevo partecipato, avevo vinto. Dopo avevo perso lo spareggio per andare ai mondiali in Brasile, ma sono comunque andato agli europei in Svezia che mi sono classificato al quarto posto. Wow. E che cosa consisteva la gara? Cosa ti hanno richiesto? Era un modulo predisposto per tutti i candidati, era composto da due pareti con un pavimento, con dei disegni praticamente all'interno che dovevi ritagliare nelle piastrelle. Tu avevi i colori di piastrelle, dovevi esattamente fare il disegno che era sul disegno che ti davano. Ok, wow, difficile. Come stai? È stato. Era difficile? È Io non difficile, riesco. il livello è molto alto. A livello mondiale gli svizzeri sono tra i migliori, quindi il livello è veramente alto. Bello, molto, molto, molto interessante. Sempre parlare con campioni è sempre affascinante. Però adesso per i ragazzi. Allora. Se sono un ragazzo che ho finito il mio percorso delle medie, devo decidere dove andare, no? Ormai io ricordo ancora, le medie sono stati un momento molto importante, il salto, no? Perché cresci e decidi, ok, questa è la mia via. Poi cambia, muta, no? Sappiamo benissimo quanto la vita poi ti porta a prendere strade diverse. Che cosa ti ha spinto a dire alla fine della quarta media, voglio diventare un piastrellista? Io praticamente a 15 anni, 14-15 anni, dovevo decidere cosa fare della mia vita alla fine. Avevo provato un qualche stage, avevo fatto giardiniere, marmista, e poi ho fatto il piastrellista, mi è piaciuto tanto perché riesci a lavorare con le mani e quindi dopo ho deciso di fare il piastrellista. Bello, bello. E chiaramente bisogna dirlo, è un lavoro molto manuale. Se voglio stare in ufficio a scrivere, non fai il piastrellista. Sì, chiaro. Io avevo la passione per i lavori manuali e facendo lo stage ho visto effettivamente che era qualcosa che mi piaceva e ho detto ci provo, cioè se non va bene fa niente, ma ci ho provato, mi è piaciuto tanto anche l'apprendistato e alla fine sono arrivato dove sono arrivato. Chiaramente giusto. Ti faccio un paio di domande, hai voglia? Sono arrivato un paio di domande. Sì. Ti chiedono quanta precisione c'è bisogno nel tuo lavoro. Precisione deve averne abbastanza tante, per il fatto che il lavoro del piastrellista è un lavoro che quando la casa è terminata lo vedrai sempre.
il pavimento e il bagno lo vedi sempre, non è nascosto. E quindi se il lavoro non è preciso, il cliente non è contento, e se il cliente non è contento non va bene, chiaramente. Ti è già capitato di aver avuto problemi con clienti che si lamentavano? Sì, ormai le persone sono molto variate, anche come clienti. Ci sono quelli molto esigenti, quelli che un po' meno. E può capitare che puoi avere una qualche piccola discussione, insomma, magari un qualche dettaglio che dopo si risolve comunque. Certo. E fisicamente, com'è la... È molto... Tu, il piastrista, per quanti anni l'hai fatto e lo stai facendo? Allora, io ho fatto 3 anni di apprendistato e adesso sono nel 9° anno da operaio. Ok, e fisicamente come stai, diciamo, dopo questi anni, il tuo corpo? No, io fisicamente sto bene, okay. faccio anche sport, quindi non ho problemi. Chiaramente okay. È una professione abbastanza pesante, non è una professione leggera. Alla fine certo. Le piastrelle sono pesanti, di fare trasporti, magari, non so, di fare una casa, di trasportare le piastrelle al piano in cima, è comunque impegnativo a livello fisico, però cioè, ci si adeguano. Beh, mi immagino comunque abbia... ma come tutti i lavori, hanno i loro lati positivi e sì. Lati negativi, e ci sta che comunque anche usare il corpo non sempre è brutto. Io trovo che quasi meglio una giornata dove hai lavorato col corpo, che sei stanco, che una giornata affaticato con la mente. A tante volte sì, meglio. Vero? Vero? E invece, per quanto riguarda... tu hai finito, mi hai detto che hai fatto molti anni fa. Sì. Quindi ora i ragazzi possono avere una prospettiva di che cosa succede dopo un apprendistato. Raccontaci un po'. Tu hai finito il tuo apprendistato, che è durato 4 o 3 anni? 3 anni dura l'apprendistato. Ok, è durato 3 anni. E dopo, dimmi, che cosa, com'è andata? Allora, praticamente io dopo aver finito l'apprendistato ho fatto anche 6 anni, cioè 6 anni, 6 mesi in Svizzera interna per il tedesco, così che l'ho imparato anche per i clienti, che potevo parlare con i clienti anche in lingua tedesca. E dopo, col tempo, cioè, si impara sempre di più. Praticamente io non è che dopo 3 anni di apprendistato sei un operaio finito. Hai bisogno di tempo. E adesso io mi sento un operaio finito, e tanti anni che lo faccio. Certo. La pratica rende perfetti, no? Cosa? La pratica ci rende perfetti dopo sì. allenamento. Ci sta. E quindi diciamo che tu hai, dopo aver finito, cioè il tuo lavoro ti è piaciuto tanto da tenerlo, perché possiamo dirlo, non hai più cambiato, giusto? Sei rimasto piastrellista fino adesso. Sì. Questo è bello, bello, bello. Mi piace ancora adesso. È bello, bello, bello questo. Un amore eterno. È un lavoro che dà, chiedono sempre nelle domande, se è un lavoro che ti dà soddisfazioni. Sì, almeno per me tante, perché quando arrivi in un bagno, in una casa, ad esempio, vedi il lavoro grezzo. E okay. Quando io finisco il mio lavoro, vado via, il lavoro è finito, il bagno è terminato, sì. E ti dà la soddisfazione di vedere quello che hai fatto, quello è importante, secondo me. Che bello. Bello, deve essere tipo... Dal caos è un po' come scolpire, no? Dal caos, da una forma grezza, metti ordine nella materia e raggiungi uno stato di ordine. Bello, bello, molto bello. E devi avere, ti chiedono, devi avere una certa età per frequentare questo corso? Penso intendino, sì, No, chi sappia, no, almeno quando Ok. io ho fatto, io avevo 15 anni quando ho iniziato. Ok. Sì, certo, non è... bene, ma dici un po', una giornata tipo, dai, sono proprio curioso, una giornata tipo di un piastrellista. Faccio la giornata di oggi, praticamente. Dai. Sono partito dal magazzino, ho caricato gli attrezzi che mi servivano, Sì. e sono venuto fino qua nel cantiere. Ok. Ho scaricato le cose, ho preparato tutto, ho tagliato le piastrelle per la posa di una scala all'esterno, Ok.
adesso sto posando assieme al mio collega la scala esterna. Dopo, quando finiremo domani, puliremo tutto, ripetiremo e torneremo in magazzino. Metteremo tutti gli attrezzi in magazzino. Quindi indirettamente mi hai detto che un piastrellista però fa anche altro. Pensavo che un piastrellista si dedicava solo alle piastrelle, invece metti anche scale? Le piastrelle sulla scala. Ok, ma non montate voi la scala, mettete solo le piastrelle. La scala la fa il muratore, dopo noi okay. La gestiamo con le piastrelle. Sì. Ok, quindi piastrelle un po' in realtà tra virgolette ovunque. Piastrelle dentro, fuori, sulle scale. Dove ci sono scale, bisogno di piastrelle? Terrazze, bagni, cucine. Ok. E qui, ok, bello. Allora, abbiamo visto il tuo passato, il presente, e se adesso ti chiedessi un po' nel futuro, dove ti troverai fra 5-6 anni? Sì, allora io, dopo l'apprendistato, ho fatto anche la scuola da capo piastrellista. Ok. Adesso nei prossimi anni dovrei fare la maestria, quindi la scuola da maestro piastrellista. E quella mi dà accesso, diciamo, anche a poter gestire anche aziende con tanti operai. È una scuola che ti prepara all'imprenditoria alla fine. E quindi adesso è un paio d'anni, la inizio sicuro. Ok. E dopo il mio obiettivo è andare in ufficio a fare offerte preventivi o il tecnico, quello che gestisce gli operai. Quindi ti sposti dal campo di battaglia al ti ritiri un po'. Possiamo dire così, sì. Ma è questa scelta? Per cosa è dovuta? E io personalmente amo il mio lavoro come piastrellista, però mi piace anche tutto quello che c'è dietro, l'organizzazione. E quindi ho appunto deciso di cambiare, sempre nello stesso ambito, ma cambiare un pochino la strada. E tu potrai anche insegnare, quindi, con questa formazione che fai. Insegnare ai nuovi apprendisti, corretto? Sì, già io adesso sono il responsabile degli apprendisti della mia azienda. Ah, ok. Quindi seguo gli apprendisti, sì. Ok. E com'è? Come ti piace di più, lavorare o insegnare l'arte? Entrambe messe assieme. Entrambe. Sì. Insegna lavorando, sì. Insegnando lavorando, ci sta. E quale... c'è una domanda? Adesso preparati perché devi tornare indietro nei tuoi ricordi. Qual è stato il lavoro che ti ha dato più soddisfazione nella tua carriera? Questo sono molto curioso anch'io di saperlo. È molto difficile da dire. Non ne ho fatti tanti che mi sono piaciuti. Soprattutto quando magari fai un qualche mosaico, fai magari un qualche pavimento in marmo. Ad esempio, questo uno che mi è venuto in mente, ho fatto recentemente anche, c'era un pavimento con marmo di Carrara, quindi pregiato. Ok. Il proprietario ha deciso di inserire nel pavimento una stella con un granito, con all'interno tutto ritagliato nel marmo, lo stemma di famiglia. Ah. Quello ti dà molta soddisfazione il lavoro così. Wow, ma per terra, nella sua villa, tipo? Sì, al pavimento ne ha messe 3 di stelle, una nel pavimento in sala e 2 nei bagni padronali, uno sopra la vasca e uno sopra la doccia. Con lo stemma della famiglia? Con lo stemma della famiglia, tutto ritagliato nel marmo. Bello, eh? Eh sì, dopo vedi anche la soddisfazione del cliente, quindi te sei ancora più contento. Certo, ma comunque siete degli artisti a tutti gli effetti, perché comunque è come dipingere un quadro all'interno del marmo. Sì, un po' siamo artisti anche noi, sì. Dai, sì, io direi di sì, cavolo. Ma che bello, e quindi, ma nel tuo lavoro hai avuto occasione di entrare in casa e viaggiare un po' nelle vite degli altri? Nelle vite degli altri no, però almeno è una professione che non si è sempre nello stesso posto. Cioè io personalmente giro quasi tutto il Ticino. Magari sì. Oggi fai una casa a Ascona, domani c'è un appartamento a Lugano, poi un po' di qua, un po' di là. Sì. E appunto variano anche magari una casettina, poi una villa, un palazzo, quindi cioè, vedi veramente tanti, tanti ambienti. Bello, bello. Quindi anche un lavoro, sì, certo, che ti stimola ogni giorno, no? Non sei sempre sullo stesso posto di lavoro. Sì.
Quello è bello, secondo me, che cambi spesso e vedi tanti posti comunque. Certo, molto bene. Hai volato come al solito, è sempre troppo poco il tempo. E io ti volevo veramente ringraziare per il tempo che ci hai dedicato. Noi ci vediamo comunque ancora e nel frattempo ti auguro un'ottima giornata, una splendida giornata, buon lavoro perché immagino ne avrai Sì. bisogno. Adesso torno al lavoro. Bene, ottimo. Dai, allora una buona giornata e a Buona presto. giornata. Ciao caro, ciao. Ciao.